Buongiorno a tutti, criptomalati e amanti del mondo di Bitcoin e della blockchain. Oggi lanciamo il nostro canale sulle criptovalute e tutto quello che riguarda questa nuova e stravolgente tecnologia. Nell'intervista, nella chiacchierata che mi sono fatto con un grande amico e esperto di mining, Andrea Mosca, sono uscite tante considerazioni. Questo è il primo video fatto di foto ed audio della nostra bella chiacchierata che vi servirà per conoscere alcuni aspetti che magari non conoscevate. Perciò eccovi il primo video di Malati per le Cripto. In questo primo video vedremo gli aspetti che spingeranno il mondo ad orientarsi verso le criptovalute e chi ne ha più bisogno realmente. Perciò non perdetevi questi 6-7 minuti di Andrea Mosca di CoinRush.it. Paradossalmente non siamo né noi europei né gli statunitensi quelli che potrebbero dare una grossa spinta, ma sono tutte quei continenti come l'Asia o l'Africa o il Sud America, no? In cui ci sono milioni di persone che non hanno accesso ai servizi bancari come abbiamo noi, no? Sì. Non hanno il bancomat, non hanno magari il conto corrente, non hanno una carta di credito, eccetera. Quindi in quel caso lì tutta questa gente che in ogni caso sarebbe abbandonata dal sistema tradizionale bancario, perché magari l'africano che vive, non so, in una zona rurale dell'Africa, eccetera, non glielo danno nemmeno il conto corrente, non glielo danno nemmeno il bancomat, la carta di credito, no? Quindi tutte queste persone qui avrebbero comunque la possibilità di scambiarsi denaro, di poter investire e quindi poter guadagnare senza bisogno di doversi rivolgersi alle banche, che comunque non li considererebbero, comunque li taglierebbero fuori, no? Quindi se tutte queste persone qui cominciassero a prendere coscienza di questa cosa, molto più che in Europa o negli Stati Uniti, perché in fondo noi, se vogliamo pagare il caffè, oltre ai contanti possiamo utilizzare altri strumenti, abbiamo il conto in banca, abbiamo tutto, no? Però c'è chi non c'ha nemmeno questo, e sono milioni di persone, non è che sono pochi. Quindi è da lì che bisognerebbe partire, e sicuramente gente che è disposta a imparare proprio perché ha questa necessità, no? Mentre noi siamo un po' viziati già dal fatto che possiamo fare transazioni con carte di credito, abbiamo un conto in banca, abbiamo il conto online, possiamo fare i bonifici, eccetera, no? Quindi partirà sicuramente l'ondata più forte da lì, da gente che, o gente come si è trovata in Grecia o a Cipro improvvisamente con i conti confiscati dalle banche, no? Con la possibilità di poter prelevare solo una cifra giornaliera minima per la sopravvivenza. E quando succedono queste cose qui, o in Argentina, e quando succedono queste cose qui, allora la gente comincia a rendersi conto, no? Che i soldi che io tengo lì, in realtà me li tiene qualcuno che potrebbe anche dirmi da domani: no, guarda che mi dispiace, ma non te li posso dare, oppure te ne ho tolti il 50%, me li sono presi io perché ho dei problemi, no? Oppure semplicemente, come è successo per Wikipedia, non per Wikipedia, scusami, per Wikileaks, che sì, è il sito di Assange, sì, che sì, dispone di informazioni private, eccetera. Nel momento in cui lui ha avuto problemi col governo americano, gli hanno disattivato completamente tutti i canali di finanziamento, tutti i fondi che raccoglieva, tutti i suoi conti correnti, no? Quindi lui ha dovuto per forza passare le cripto, però poi si è accorto che gli è anche convenuto, perché comunque ha avuto la possibilità anche di avere un guadagno su quello che aveva raccolto dalle donazioni, e quindi è stata diciamo una scelta positiva, no? Quindi a volte bisogna anche ricordarsi che sì, è vero che possiamo scegliere tra le banche e le cripto, però possiamo scegliere perché siamo in Europa, perché sono altri posti in cui le banche sicuramente non ti aiutano e non ti forniscono i servizi. Quindi l'unica alternativa è quella. L'unica alternativa è spostarsi nell'ambito cripto e sapere che soprattutto per popolazioni che sono povere, quelle commissioni lì che vengono prese sono importanti. Certo. Se 100 euro magari si utilizzano sistemi come Western Union per inviare i contanti all'estero, e su 100 euro magari 30 euro li prende Western Union.
Adesso non per fare pubblicità No, no, tanto negativa, però. Western Union o Moneygram, diciamo, sono quelle lì, quelle più Sì. famose, non è che Esatto, però non ci sono pubblicità. nel momento in cui quei 100 euro sono sudati e valgono tanto per le popolazioni che li dovranno ricevere, è importante che la transazione abbia un costo accettabile, no? E su questo Bitcoin, diciamo che da un lato partiva per essere la soluzione, o no? Poi non lo è stata perché alla fine c'è stato il problema dei costi troppo alti per le transazioni, no? Però sta cambiando, no? Anche Sta lì. cambiando perché c'è comunque il Lightning Network Segwit, che. Lightning Network, comunque sono tecnologie che fanno bene pure a Bitcoin, cioè comunque oggi non è così costoso come prima. Sì, e poi comunque esistono un'infinità di altre cripto, quindi il discorso, non so se l'hai mai sentito a Metrano, per esempio, no? Che è uno che si occupa qui in Italia di Bitcoin, e lui dice che secondo lui il Bitcoin rappresenta uno strumento simile a loro, no? E Sì. quindi essendo simile a loro, comunque Di viene utilizzato conservazione. solo, sì, viene utilizzato come bene rifugio per capitalizzare, per impedire che il denaro sia eroso, no? Da tutte le crisi economiche, dall'inflazione, eccetera. Però magari si può usare il Bitcoin come bene rifugio, e per piccole transazioni potresti usare, non lo so, qualcos'altro. Beh, diciamo, Litecoin comunque ha anche costi di transazione molto più bassi. Io, per esempio, se dovessi scegliere una cripto da usare per ricevere pagamenti o fare pagamenti, userei Litecoin. Sì, poi dipende anche da tanti altri fattori. Per esempio, non so se conosci il sito stinit.com. Cioè, in quel caso lì c'è la possibilità comunque di ricevere dei compensi in cripto, in questa moneta Stinit, e quindi è come se fossero delle microtransazioni in realtà, no? E quindi in quel caso lì premiare i creatori di contenuti funziona molto bene. Per cui ci sono già tanti strumenti, adesso si tratta soltanto, secondo me, di avere un'infrastruttura all'altezza, di avere una massa critica di utenti che li utilizzano, no? Perché altrimenti senza di quello, senza l'infrastruttura adatta e senza un numero elevato di utenti, rimangono sempre esperimenti, no? E dobbiamo passare invece dalla fase sperimentale alla fase diffusione di massa, come è avvenuto con Internet. Infatti, Quindi. se questa prima parte della chiacchierata con Andrea ti è piaciuta, non perderti la seconda, che sarà ancora più interessante perché parleremo di cloud mining ed algoritmo legato a Bitcoin. Perciò resta collegato e connesso con noi.